Giovanni è morto tra le mie braccia. Quando ho capito che Giovanni mi stava lasciando, gli ho detto: Giovanni, sono mamma, ti giuro Antonio, sul bene di mio padre che non c'è più, dei miei figli, gli ho detto: Giovanni, sono mamma, non sei da solo, sono mamma. Su questo tratto di via Gentile, proprio a ridosso del Sacrario Militare di Bari, è morto Giovanni Vittore, il ragazzo di 21 anni che è stato travolto da un motore bianco, sulla cui sella c'era un signore di 70 anni che ha fatto un'inversione a U, un'inversione che purtroppo è costata la vita a Giovanni. L'uomo ha toccato lo scooter di Giovanni, ha perso il controllo, il ragazzo, e cadendo ha battuto rovinosamente la testa. Chi lo ha investito è andato verso il ragazzo, ma poi si è rimesso in sella e se n'è andato. Se n'è andato, si è acceso una sigaretta, si è fermato al primo, al secondo semaforo, poi si sono perse le sue tracce. Nel frattempo, una macchina con Antonia, suo marito, rientravano da Torramare, si è fermata, era l'ottava macchina, tutti gli altri, e c'era anche un pullman, tutti gli altri sono andati via zigzagando tra la moto, il casco e il ragazzo che era molto più distante sul ponte a diverse decine di metri di distanza. A quel punto Antonia si è dedicata completamente a Giovanni. È ancora sotto shock. Molto sotto shock. Mi raccontavi, è come se fosse morto mio figlio. Mi è morto un figlio, nel vero senso della parola. Perché Giovanni è spirato tra le braccia di Antonia, mentre è stata qui ad accarezzargli la gamba. Guardavo Giovanni e mi rendevo conto che Giovanni stava morendo. E mi hanno risposto i carabinieri e al che ho detto: subito sta morendo un ragazzo in via sul Sacrario, sul Ponticello. E a quel punto ti sei dedicata a lui, che cosa hai fatto? Io non ho fatto altro che dedicarmi a Giovanni. Gli ho accarezzato le gambe, delle gambe belle muscolose, parecchi peli che pungevano. Ricordo il calore, era caldissimo Giovanni, era caldissimo e sudava. Gli ho accarezzato le mani e gli ho parlato, ho detto: non sei solo. Gli dicevo: non sei da solo. Ti dava cenni, ti dimostrava che capiva quello no, che stava lui dicendo. respirava prima velocemente e poi vabbè, il sangue che perdeva era tanto. Però solo il viso era cianotico, tutto il corpo era bello rosa, normale. Perché in quel momento a me è morto un figlio, non so spiegare questa sensazione. Io ho parlato con la mamma, ho conosciuto la mamma, una famiglia squisita, modo, composta. Questa intervista non è fatta perché mi voglio far vedere, è chiesta da me a sua madre e poi in obitorio la mamma mi ha detto: ma falla, perché anche la mamma giustamente ci siamo scambiate il numero di telefono, mi chiede ancora quanto ci ha messo a respirare, quanti minuti, la mamma giustamente vuole sapere com'è morto il figlio, mi abbraccia, mi accarezza, cioè lì rassicura me. Perché io sto male, sto malissimo. Ho avuto questa forza, non so perché. L'unica cosa che voglio dire è: come si fa a passare, a vedere un ragazzo per terra e a non fermarsi? Quando succedono queste cose? L'omissione di soccorso è anche passare, guardare e andare avanti. Non è che ti ho investito io, ti devo soccorrere io. Per me l'omissione di soccorso è anche quella. Questa gente è passata davanti perché era già lì il corpo di Giovanni. Certo. Un pullman ci è passato davanti, ha fatto zigzag. Io non capisco, il pullman che era davanti a noi, perché non si è fermato? Perché? Perché doveva proseguire. Fanno tanto ritardo, giusto domenica, che era un orario. Ora stanno passando tante macchine, non è che ne passavano tante. Però il pullman, l'autista del pullman, perché non si è fermato? Non si è messo al centro strada, non ha bloccato la strada. Non,
Io mi sono concentrata su Giovanni, sugli ultimi suoi minuti di vita, perché Giovanni è morto tra le mie braccia, non è morto in ospedale. Quando sono arrivati i soccorsi non c'era più niente da fare, non c'era più niente da fare, era già andato, questo è certo. Tu mi dicevi che è una storia che ti ha molto molto colpito. È una figlia di 21 anni, ho un altro ragazzo di 16. E poi non lo so se le altre persone sono fatte così, però Giovanni un regalo me l'ha fatto. Mi ha fatto capire quanto è importante la vita, perché in quest'ultimo periodo la mia vita non era, cioè parlo di me stessa. E la, come dice la mamma, forse Giovanni a Giovanni gli è successo questo per aiutare te, perché non sto in un periodo dove mi interessa, cioè, adesso sì, mi sto aggrappando. Hai vissuto un brutto momento? Ho vissuto dei brutti momenti, quindi ero sconfortata. Chissà che sia davvero adesso il tuo angelo, Giovanni. Io spero che sia l'angelo della mamma, del papà, della sorella e della fidanzata. Perché la fidanzata si è preoccupata perché aveva lasciato il mare, non l'aveva richiamato e grazie al GPS aveva scoperto che la moto era ferma qui dove ci troviamo in sì, questo momento. Io sono stata in ospedale, cioè io sono stata fino alle 7:30 che ho visto arrivare io e i parenti. Perché tu hai voluto subito sapere se fosse sì, morto. Sì, io prima ho chiamato, poi mi sono recata all'ospedale. Io non ho questa forza, io non vado a un funerale, non vado a degli obitori perché ho avuto dei lutti importanti. Ma fermarlo e tenere un figlio tra le braccia mentre muore è la cosa più logica che una mamma può fare. Io mi sento mamma di Giovanni, ma è vero, non per fare audience, per fare Antonio. Poi tu mi conosci per altre cose che faccio. Sei una nostra amica, diciamo così. Un'amica no. Di quinto potere, di chi ha necessità, di chi ha bisogno. Anche se io ho necessità io. Lo diciamo sempre, da chi non mi ha piace, bisogno io riusciamo ti ho sempre ad detto avere non fare, non fare il mio nome, perché non mi interessa. Lo so. Però l'omissione, ripeto, l'omissione di soccorso. Mi dispiace, ma neanche per un cane o per un gatto non l'accetto. Figuriamoci per un ragazzo di 21 anni, che tra l'altro non aveva nessuna colpa. Aveva di quel tutta incidente. Una vita, era arrivato a casa, stava a casa, stava a due passi da casa. Un ragazzo esce, va al mare e si spegne la sua vita, ma che stiamo scherzando? E scopro, io questa cosa la voglio, che chi ha fatto il male a Giovanni ha 70 anni, se l'è goduta la vita, perché a 70 anni puoi anche morire, non c'è più, cioè hai 70 anni, 70 anni sono tanti, che cosa ti costava? Che cosa ti costava? Fermarti? Io ti auguro, io non ho mai augurato, io ho paura di augurare il male alla gente, ma tu devi passare le pene, non devi morire, non devi morire. Lui sta in paradiso Giovanni, Giovanni è in paradiso, un ragazzo puro, aveva solo 21 anni, un ragazzo che è dolce, ma si è visto dalla famiglia, perché comunque quando accadono queste cose le famiglie di solito fanno... Sono stati in silenzio ad aspettare il corpo del figlio più di 48 ore. Non hanno e ringrazio anche il magistrato che è stato bravissimo. Non c'era foro, non c'era nulla, anzi aveva il casco ed è stato allacciato sempre. Io volevo, anzi c'è stato da dire che io volevo togliergli io il casco, ma mio marito mi ha bloccato perché vedevo che più stava più si gonfiava il viso. Noi ce lo volevamo ad un certo punto. Passavano i minuti, abbiamo detto mo ce lo mettiamo in macchina, poi quel signore lì, l'ex carabinieri, perché poi subito dopo sono venuti due ragazzi a piedi che abitano qui vicino, che hanno sentito un boato, mi hanno fermata, perché noi ce l'avevamo anche caricare in macchina, di più non potevamo fare, però cioè, ma avevo capito che non c'era, cioè che ho visto mio padre morire, quindi avevo capito che stava morendo. Non deve essere certamente stato
un momento facile. Antonio, noi ti ringraziamo per questa testimonianza. Non lo dimenticherò mai, è come se mi è morto, per me è un figlio, dispiace solo per i genitori. Quando vedete delle situazioni del genere pensate che può capitare sempre a ciascuno di noi. Infatti. E quindi pensate a ciò che gli altri volete facciano per un vostro caro che ha subito la stessa sorte. Guardare e andare via è una missione di soccorso, e se dico questo c'è un perché. Anche passare con l'auto, guardare e andare via è una missione di soccorso. Vergognatevi. Per ora, e solo per ora, è quasi tutto. Noi esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni in questi momenti che sono davvero molto drammatici.